adesso. Vedi così? Vieni qua. Semplicemente cercate di stare qua bloccati, non dovete fare questo e di conseguenza non dovete fare questo, ok? Vai piano, si avanza un po'. Fermo le spalle, vedi, fermo le spalle. Bene, sciolte le braccia. Alza le piede dalla terra. Ok. Dovete guardare che questo punto sia sempre allineato, no? Che non ci sia questo. Prego. Piedi più lontani, Alessandro. Andrea, cambia la testa un po', dai. Andrea, oggi chiamo Alessandro. Ok, allora. Quindi tu dovete cercare di rimanere più allineate qua. Ok, adesso qui vi rimanete qua. Quando sei in aria, alzato il piede, ok, se va bene, sei in aria, ti metti qua. Se ti metti lì, sei in contrazione, la contrazione può andare. Quindi molli, no, metto sbagliato, adesso diciamo. Allora, quando fate fare questo, che è funzionale al piede, alla posizione del busto, fatelo fare leggermente appoggiati avanti, per un semplice motivo, che se sto leggermente appoggiato avanti, in automatico avanzo. Se invece sto verticale, è molto più facile perdere il controllo del busto. Fatelo, stato leggermente appoggiati avanti, ok? I piedi, il fatto di saltare e appena stacco terra alzo i piedi qua è un errore, perché vado in contrazione, mi stanco e quando scendo abbasso le punte, quindi qui sono normale e solo all'ultimo momento mi armo, dai. Giusto Alessandro, puntata già, buono, ok, Asia da qui da sinistra, Maddalena al centro. Asia, mi sono ricordato il tuo nome, era buono, hai avuto sempre una buona azione, hai addirittura aumentato le spinte nel finale come attività, buono. E Cus Milano, Maddalena, controlla, ricordatevi che a volte bisogna andare anche al 100% o al 112%, ma se affronto una curva, una curva eccessiva, dopo la strada, imparare, insegnare a usare tutti i colori dell'arcobaleno per il quadro, non solamente due, quindi più intensità conosco e più avrò possibilità di arrivare ai miei limiti, quindi controllata qua, non voler ogni tanto esagerare, tienilo lì, già l'idea era buona, però qua devi stare più sciolto, quando balzi, qua sto morbido, ok, non devo sempre rimanere buono, guardalo leggermente più da avanti. Ginocchia, non piegare ginocchia, primo Andrea. Cioè, vi rendete conto come un balzo basilare, no? Diventa difficile da controllare. Diventa difficile, pensate poi quando con questo tipo di balzo, che è un balzo saltello, metto gli ostacoli bassi e faccio reattività. Io personalmente, poi buttiamo lì cose anche da programmazione, la reattività, come vi ho detto, la faccio più o meno sempre e la faccio anche stretta. Io metto gli ostacoli bassi, 30-40 cm, anche a 2,5 piedi, 3 piedi, attenzione, devono farli bene, perché se li puntano fanno male le ginocchia.
però per fargli l'idea che sto allineato, quindi per voi è molto importante questo allineamento, il bacino lì, e non devo portare avanti i piedi, è solo questo, ok? Quindi non ho grande avanzamento. Ecco perché dico che fare reattività con gli ostacoli a quattro piedi non è reattività. C'è una forma di elasticità, ma allora metto gli ostacoli più alti e chiudo sotto il piede. Voi non l'avete fatto ancora. Dai. Ah, quello che volevo dire, mi sembra molto più, piedi, anche a te. Piedi. Non stanno così i piedi, ragazzi. Le spalle. Posizione comoda. Non devo stare in un equilibrio, perché così ho meno equilibrio, Dai. Non avanzate tanto. Non esagerare con le gambe larghe. Come le spalle. Ok. Vado avanti. Alessia. Braccia, possesto. Adesso cambiamo l'occhio. Lo stesso discorso lo faccio su una gamba sola. Quindi qua mi dimentico in questo caso dell'arto libero, ma penso solo all'allineamento. Ma che bello. Ok, che piedi. Vai. Meno avanzate, Asia. Guarda, guarda, guarda. Ok. Un po' la punta. Lui, ecco, il saltatore, l'abbiamo visto l'altra volta, deve avere tutto il comparto posteriore della tibio tarsica fortissimo. Quindi il fatto che se corre in un campo dove hanno lanciato il martello non se ne accorge dei buchi, quello sarebbe l'ottimale, perché ha i recettori del piede che ammortizzano completamente e vanno a evitare cadute. Se io questa situazione ce l'ho, il piede, determino la punta del piede come voglio, quando voglio. Okay? Quindi tutta la propriocettiva, tutte le andature a rinforzare i tibiali, tutto il lavoro in sabbia sulla terra con gli elastici va bene e potete anche non affaticarli di più in questo periodo. Sotto gara no, perché la propriocettiva stanca il piede e lo affatica parecchio. Vai. Braccia più vicino al corpo, qua, qua, sì, queste meglio. Fallo avanzare un po' di più le braccia. Bassa, spesso e volentieri è sintomo o indice del fatto che sto aspettando. Sono qui e ho caduta. Se invece lo vado ad armare, spesso e volentieri ho un'azione di presa solamente col fatto che penso ad alzare le dita dentro la scarpa prima di andare a terra, mi dà più compattezza. Vai. Però a volte sono stupidaggini che fa la differenza. Da qui nasce la decontrazione, anche da qui, un atleta che sta qui non è decontratto, ha tutta questa parte in tensione, questa parte mi modifica la parte sotto, quindi non è che devono sorridere, ma se vedete questa parte che si muove, bene. L'altra?
attivo il piede. Ok. Questi è un addestramento al balzo, non è un balzo vero e proprio, ok? Siete stanchi? Allora, qui abbiamo Andrea, Alessandro, giusto? Come ha detto a Roma, sono promosso, le partite. Dai. Non ammortizzare, braccia più vicine. Molto bene. Vanno come dite, non guardo per terra. Buono. Ok. Cerca, man mano che vai, di trovare l'allineamento giusto. Non metterti troppo qua, ma cerca di allineare. Oh, questo è il ritmo di una gran fondola a 100 km del passatore, Andrea Maglia Rossa. A 100 km del passatore, Calcaterra la fa così. La fa più veloce, mi dicono. Allora, dai, dovete farvi l'altra gamba, no? Non pensate al balzo, ma cercate la massima estensione, allineamento e il minimo cedimento. Solo il piede che lavora in questa maniera. Prego. Non portate il piede avanti, eh? Ah, questo qui non è il suo gamba del dop. Ok. Ok, allora. Non è la tua gamba del dop questa? Si vede. Quando guardate questo movimento, dovete cercare di vedere che la gamba non faccia questo, ma anche se lavoro di solo piede, la gamba c'ha quel minimo piegamento che vuol dire rilascio, perché se ce l'ho e sono tesa e faccio questo, è un altro lavoro che spesso e volentieri indica, in questo caso per me, una sofferenza qua, perché qua pigliavo la botta ogni volta che scendevo e mi chiudevo, ok? Quindi se qui questa gamba chiude leggermente, pochissimo, basta veramente, allora è a favore e ricerco quell'idea di passaggio a velocizzare. Se invece faccio questa azione tirata avanti, vado a frenarci sopra. Allora, caldi? Adesso vi faccio vedere quello che io intendo come successivo in corsa, avevo scritto in corsa, e praticamente è da fare chiaramente con tutte e due le gambe, il triplista e il lunghista si fa qua, devo stare attento, si fa 15 salti di tecnica, io con la sinistra almeno 5 devo farli con l'altra gamba, ok? Non massimali, educativi, perché spesso e volentieri la correzione avviene anche per lavoro fatto con l'altra gamba bilaterale, ok? Sinistra bilaterale. Questo esercizio dovete avere l'idea di sfiorare il terreno, quindi l'idea è questa, così. Adesso io l'ho fatto piano, perché bisognerebbe farlo molto più veloce con la gamba dell'arto libero. Questa idea vi deve far sentire che il bacino non flette mai ed è sempre com'è, spinto dentro. L'arto libero, avete visto, non ha fatto questo, perché un'intensità così bassa mi spezzerebbe. Invece, per dire, avete visto come gira l'arto libero? Una volta, mediamente, tranne loro, che sono piccoli, potrei dire accendo la Vespa quasi, ok? Però il pedale più avanti, e giro qua. Dai,
calcio. Allora, nell'ordine, c'è chi lo calciava solo avanti così, chi accendeva la Vespa e faceva questo, però non avanza, ok? E chi ci ha provato giusto qui e però qua lo calciava. Un attimo. Dai! Girare? Sì, bene!